Ilaria Dallira al violino. Tiziana D'Orazio al pianoforte. Allora, Tiziana, aspetta, dobbiamo fare una foto dei musicisti precedenti. Ecco, qua ci facciamo una foto un po' insieme. Sì. Chiedo insieme, cioè, ci siamo? Centriamo? Bella pianista e brava pianista da 30 anni, sì. Io quando mi ha dato il nominativo la giovane musicista pensavo era un'omonima, perché sa, sì. Tu quanti anni hai? 20. Un po' di più, un po' una frega di più, sì. Pensavo, sa, era una, più o meno in qualità, sì. No? Però la musica non ha età, no? Quando ascoltiamo un disco pure di Benedetti Michelangelo, sempre un disco di adesso, quindi la musica sconfigge anche la morte. Io tra l'altro in questo periodo sto, diciamo, in lutto perché è morta mia mamma da poco tempo, e la musica, come ho detto, dà il senso dell'immortalità, è vero Tiziana? Sì. Forse è questo che ci molti di noi musicisti si sono ripreso, no? Non è vero niente, abbiamo questa marcia in più in cui non moriamo mai, no? Quindi lasciamo una traccia attraverso il CD, attraverso i concerti, attraverso la registrazione, cosa che ad esempio i politici non fanno mai, già sparano le cavolate e poi dopo 2 anni vanno in dimenticatoio, quindi i veri personaggi illustri sono gli artisti, puoi benissimo confermarlo. Questa scelta della sonata di Schumann, io volevo sapere da chi. Tutte e due? È una sonata a quanti tempi? Tre tempi. Avevamo una presentatrice. Ah sì, adesso la. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo, adesso la. Ah, perfetto, adesso la chiamiamo. Io sono molto contenta che c'è la presentatrice perché Schumann è un autore classico. Prego, lei è una pianista. Sì, immagino, chi gira le pagine, vero? Sì. E come si chiama? La ringrazio. Giovanna Tatoni, abbiamo un'altra pianista, prego. Allora, la sonata in La minore di Schumann colpì subito la critica dell'epoca, che affermò di esserne incantata e commossa. Il primo movimento, in forma sonata, inizia con un tema espressione di una melodia inquieta ed appassionata, che è alla base di quasi tutto il materiale motivico del primo movimento. Il secondo movimento è un allegretto, in fa maggiore, ed è derivato dall'alternarsi di sezioni cantabili ed anche danzanti. L'idea melodica apre uno spazio di serenità dopo l'atmosfera appassionata e intensa del primo movimento. Il terzo movimento è un allegro e presenta un tema principale di carattere squintatamente motorio ed è un'imitazione tra violino e pianoforte che conclude il tutto con un turbinoso movimento dei due strumenti. Tutta la sonata appare piena di quella spiritualità inquieta, vibrante, insomma romantica che è fondamentale di Schumann. Grazie. Che scappa sempre quello scrittetto della signora col campanellino. Thank you.
Thank you.
like al Photoshop, veramente. Allora, le persone come lei salvano veramente la nostra nazione, quindi bravissima, bravissima. Ho detto prima che le persone, i musicisti non hanno età, quindi tu sei brava quanto un violinista, naturalmente con più esperienza, più maturità, ma la bravura si vede da subito, no? Quanto un violinista che non c'è più, per dire, così come lei, che sei brava come prima, più di prima, cioè come pianista al pari di tutti quanti, cioè i musicisti hanno questa diciamo questa vita, no? Questa marcia. Apro la finestra, guarda, mi apro la porta, perché giustamente sono sulla strada, qua. Bellissimo, di danza classica a cura del professore
danza di Michela Sartorelli. Lo spettacolo del 31 di luglio invece viene fatto alla Sala d'Annunzio, dove siamo state ieri all'inaugurazione. Ancora grazie e tanti auguri per una carriera splendida, perché musicata ho avuto fortuna a tantissimi, quindi si sono sentiti in tanti qua all'inizio. Ilaria Dallira e Tiziana Dorazio al pianoforte. Prego, un applauso al